Allora ragazzi, ciao a tutti le nicchie, raga, bentornati su Farming Simulator 22 nella mappa North Marsh Reloaded. Come sempre raga, inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione, se può interessarvi, ci trovate un link che vi permette di comprare tantissimi giochi scontati per PC e per console. In descrizione ovviamente ci stanno anche i miei canali social e come sempre, se vi piacciono i miei video e non siete ancora iscritti al mio canale, ovviamente io vi invito ad iscrivervi e magari anche ad abilitare le notifiche se le volete ricevere. Allora dunque ragazzi, prosegue, abbiamo quasi finito finalmente con il mais, il trinciato. Abbiamo quasi finito finalmente. E diciamo però che questo terreno penso di non tenerlo, perché l'avevo preso giusto perché ci stava il mais, ma preferisco avere terreni più vicini alla mia farm, diciamo, no? Quindi penso che farò così, penso che lo restituisco. Forse l'avevo pure preso, forse l'avevo preso a noleggio direttamente, non mi sto ricordando. Può essere, sì, l'ho preso a noleggio, terreno 31, che è questo, l'avevo preso a noleggio. Quindi alla fine già di per sé non è neanche mio. Non è già di per sé un terreno di mia proprietà, quindi. Forse ho disattivato la distruzione del raccolto? È possibile. La devo riattivare. Allora, compa, un tubo da questo lato devi mettere, dai. Anzi, zia, perché è una donna. Allora, andiamo un attimo a sistemare questa questione, che probabilmente ho tolto la distruzione. Dov'è? Boo. Ogni volta che cerchi una cosa. Allora, economia, velocità, salvataggio, crescita, giorni, avvio motore automatico, frenata, limite, sì, ciao. Madonna, dove sta? Ma non lo so proprio. Caspita, è distruzione del raccolto. L'avevo visto. Mi pare che l'avevo... Eccolo qua, distruzione del raccolto, sì. Mamma mia, quanto è complicato. Avanti. Oltretutto 100%. Sì, beh. Sta bene così. Allora, vediamo un po', te ne vai in farm che poi ti scarico. Allora, dunque, diciamo che tu, basta. L'avevo preso a noleggio questo macchinario. Ma non me sto ricordando più. È giusto, è vero. No, ma mi sa che ci facciamo un po' di mais normale, che dite? Sì, l'avevo presa a noleggio questa. Devo però portare... La lama è mia, me la porto in farm. Però mi sa che l'altro mais che ci sta ci facciamo mais normale. Lo trebbiamo e basta. Mi sembra una buona idea. A fa così tanto insilato... Non mi serve, un po' lo vendo, un po' me lo tengo e l'altro ci faccio mais normale, va? Allora, quindi tu pure puoi tornare a casa, perché tanto qua non famo altro. È rimasto lo spargi calceviva, però non me lo posso portare, aspetta, a meno che non lo possa agganciare dietro, che ci sta comunque un gancio. Se lo posso agganciare me lo porto, se no niente, devo mandare qua un trattore. No, niente, non aggancia. Mi serve un trattore qua. Allora, tra poco qui si riempirà di mezzi. Qui siamo nel terreno numero... Ah, qui siamo praticamente in farm, dove abbiamo le carote e avevamo... L'operaio aveva finito in pratica, mi pare, di lavorare le carote. Cioè, l'erbaccio, insomma. Ok. Allora, devo controllare un po' la situazione degli animali. Ovviamente. Devo controllare gli animali come stanno, perché qui abbiamo sempre quella mod che li fa mangiare tantissimo. Ma nelle altre mappe che porto in futuro non la uso più, perché appunto... Non va tanto bene, mangiano troppo. Quindi, vabbè, se fatti cibo ce n'è poco.
Infatti cibo ce n'è poco. Poi alla fine avevamo preso un mixer, non mi sto mica ricordando. Oggetti noleggiati, qui non c'è. L'avevo comprato un mixer. Animali, ani, boo. Animali, sì, avevo comprato un mixer. Ok, quindi il mixer ce l'abbiamo. E sta qua. Ok. Allora, un attimino vado a posare questo. Dove? Lo metto qua dentro. Parcheggiamolo bene. Ok, piano piano. E questo va bene così. Allora, già c'è l'imballatrice qua, c'è un paio di cose da prendere poi. Allora, quindi questa trincia la voglio restituire. Perché l'altro mais ci facciamo mais e basta. Che dite? Sì. Allora, questa lama dove la vado a mettere però? La lama è mia. Quasi quasi la parcheggio qua dentro, la lama. Ce la facciamo entrare. Beh. Diciamo. Poi quello vediamo. Allora, vabbè, inutile che faccio tante manovre particolari. Restituisci. Problema risolto. Allora, per ora mi tengo quello che ho, va bene così. E gli animali. Allora, le galline no problem. Qui tutto a posto, a parte magari un po' di cibo che ci vorrebbe. Allora, però abbiamo dei vitelli maschi, quelli non vanno bene perché già mangiano un botto. Se poi abbiamo pure i maschi, che anzi, a dire la verità, toglierei tutti i maschi perché con quella mod che abbiamo, quella lì dei cuccioli e quant'altro, quella lì, insomma, cioè, non mi interessa avere altri, cioè, vacche poche perché già con. Insomma, lo sapete. Mi bastano quelle che ho con la mod quella lì che mi mette i vitellini e quant'altro. C'è sto piccolo problema che mangiano troppo, quindi poche vacche bastano e avanzano. Allora, qui dentro abbiamo praticamente 400.000 di insilato. Ovviamente almeno la metà lo vorrei vendere. E anzi, pure 300.000 possiamo venderne. E 100.000 dovrebbe bastarmi come cibo per le vacche. Oh, l'unico vero problema è che bisogna compattare. E dovrei farlo anche alla svelta. Dovrei farlo mo. Perché se non lo faccio mo, quando lo faccio? Posso tranquillamente utilizzare anche il cassone dietro, perché tanto compatta anche lui, è bello pesante. Dobbiamo schiacciare per bene il tutto, quindi siamo al 30%, riuscite ovviamente a vederlo. Anche se ho messo l'HUD un po' più piccolino. Oppure forse mi conviene provare senza, a fare giro giro tondo, che almeno in un'altra mappa mi veniva proprio bene. È tutta una questione di angolo di sterzata, questo non sterza molto. 91%. Comunque, raga, ho visto il DLC che deve uscire questo mese qui su Farming 22. A quanto pare Giants rilascerà un altro DLC, un DLC incentrato sulle produzioni. Ho già visto, ho dato una breve occhiatina, ho visto che questo DLC aggiungerà dei capanni per parcheggiare i mezzi, una piccola pala eolica, un pannello solare. Addirittura ho visto che i pannelli solari, almeno dalla foto, ho visto che il pannello solare si sporca e c'è il macchinario per pulirlo e vari, insomma, un DLC incentrato sulle produzioni, quindi.
Ho visto tipo un macchinario, credo, per lavare le patate, non ne sono molto sicuro, ma comunque insomma un piccolo DLC incentrato sulle produzioni che esce il 30 di aprile, a quanto pare costerà 8 euro. Carinuccio, per carità, carinuccio, però Giants, io voglio sapere invece, Farming 25 mi interessa a me, che le produzioni, bene o male, quelle, in un modo o nell'altro, non mi mancano. Alla fine è semplicemente un piccolo DLC con delle produzioni, roba insomma che potrebbe anche uscire come mod a gratis. È roba che potrei creare pure io, per dire, va, non è che ce la farei, insomma, quindi... Speriamo che invece ci fanno sapere sul serio qualche cosa su Farming 25. Comunque vabbè, a quanto pare esce questo DLC, vediamo un po'. Il 30 di aprile esce e costerà a quanto pare 7,99€. Vedremo, comunque sicuramente con buona probabilità lo proverò, perché comunque, perché no? Visto che esce lo si prova, anche se comunque, se ho capito bene, non è Giants che ha creato il DLC, ma è qualcun altro per loro. Non è proprio un DLC fatto da Giants, a quanto ho letto. Questo mi lascia ben sperare che almeno chi lavora in Giants, speriamo, si sta occupando di Farming 25. Mi viene da pensare, ok, l'ha fatto qualcun altro sto DLC, allora spero che chi è libero si sta occupando del prossimo Farming, ovviamente, no? Speriamo proprio di sì. Comunque... Allora, ho compattato l'insilato e mi sono tolto sto pensiero. Devo andare a parcheggiare sto carrellino. Allora, lo metto qua. Tu stai bene qui. Il camioncino. Ok, allora, il camioncino... Vabbè, questo l'avevo preso a noleggio, potrei anche... No, mi piace, per carità. Magari però me lo tengo, non importa. Fa più casino che altro. Allora, dunque, voglio vedere cosa mi cresce il giorno dopo. Tutto. Perfetto. Possiamo andare a dormire per una giornata, perché noi stiamo aspettando. Beh, aspetta, in teoria se ho messo carote dovrebbero essere già pronte, allora, perché già è periodo di raccolta. Io avevo messo carote, solo che mi sono dimenticato di mettere la mod quella lì del macchinario che raccoglie le carote, quello che c'è al serbatoio, insomma. Ah no, vabbè, comunque carote in fase di crescita. Rendimento previsto 84%. Perché? Boh, in teoria ci ho messo tutto, doveva essere al 100%. Ah, comunque gli animali, giusto, dobbiamo vendere le vacche lì, i tori, dobbiamo venderli, perché tanto già mangiano abbastanza, che me ne faccio di altre mucche. Dove sta il trigger per gli animali qua? Dove caspita è? Devo andare veramente nel menu a cercarmi il trigger. Ah, forse che è dall'altro lato, porca miseria. Ah, mi piace giocare senza trigger. Ecco qua. Allora, mucca toro, arrivederla. E poi c'è sta sti due. Beh, ci guadagno pure qualcosa. Femmina, 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 mi tengo solo quelle. Allora, io direi che... Ah, dobbiamo innanzitutto restituire quel terreno che non mi serve più. Quindi, numero 31, dissolvi. Sì. Ok, il terreno 1 mi serve perché è quello dell'erba e c'è pure una paleolica che porta soldi. Quindi il terreno 1 praticamente è a noleggio, ma si autopaga con quella paleolica. Quindi più o meno è a gratis. Allora, andiamo avanti una giornata e vediamo se magari... Si fa qualcosa. Mi interessa il mais, non insilato ma normale, così anche per fare un po' di mais normale, perché sempre insilato. Poi ci abbiamo la trebbia da usare, no? Ce l'abbiamo la trebbia noi? Sì che ce l'abbiamo. Sostentamento animali. A proposito di sostentamento, quasi finito il cibo lì qua mia manetta. E sempre galline fanno, ha voglia che io ho tolto
ho tolto i maschi. Dove stanno? C'ho 10 miliardi di galline, ne vedo due. Ma voglia che io li ho tolti, come fanno sempre maschi? Ma come fanno? Sempre 300 al giorno, almeno ci guadagnavo qualcosa, guarda, almeno. Almeno me li pagava un po', visto quanti me ne fanno. Ma li ho venduti tutti? Pare di sì. No, aspetta, che sto a dire? Devo vendere pure questi. Perché ne ho... Ma già mangiano troppo, 200 mi bastano. Con quella mod che abbiamo... Ah, diavita, forse 200 galline in più le potrei anche tenere, perché non mangiano troppissimo. Forse 200 galline. Vabbè, facciamo a 50 e 50 oramai. Compra. Voglio arrivare giusto... No, quello piccolo. Voglio arrivare proprio a 200. 400 galline. Non mangiano troppissimo, quindi magari le tengo così. Ok, invece le vacche, quelle, non penso che hanno fatto altri maschietti. Sì, invece, l'hanno fatto come? Beh, una volta che avremo finito di togliere i maschietti, in teoria non dovrebbero più nascerne, quindi... Dall'altro lato, Ok. Allora, vediamo mo' le carote se sono pronte. E noleggiamo il macchinario normale, ci stiamo dietro. A proposito, ma io che ci faccio per queste carote? Cioè, ok, c'ho le carote. Dove le metto? Dove le scarico? Sono pronte? No, in fase di crescita. Non sono per niente pronte. Ok, Doreno 51, il mais invece. Il mais è pronto. Allora, le carote non sono un problema per ora. Quindi le carote sono un problema futuro. A noi adesso interessa invece andare a risolvere il problema carota e mais. Vabbè, facciamo così, questa lama la lascio qua, guarda, non me ne dà fastidio messa qua. Allora, mo ci vorrebbe proprio la cressoni. E guarda caso, quella non lo so se l'ho messa. La cressoni. Accidenti, in teoria c'è la cressoni quella... No, vabbè, aspetta un momento, ma non serve, perché tanto la lama normale già si chiude pure quella. Però mi pare che c'era della Cressoni. Potrei andare... C'è sta roba in più della Cressoni. Potrei andare a dare un'occhiata. Così magari, giusto, magari proviamo una mod. Perché mi pare che della Cressoni forse c'era, non mi sto ricordando. Devo cercare. Vediamo, Cressoni, sì che c'è. Ce n'è una. 80.000 euro. Scusate. Bella però, volevo dire ammazza. Vabbè, comunque una bella lama c'è. Carriera, no, no, non marcisci, North March, Cressoni. Così proviamo una mod. Perché poi, giustamente, sì, qualche mod sta uscendo, però a trovarne una più o meno interessante, una che magari mi torna anche utile, se no è tanto per provare il solito trattore. Sì, cioè, per carità, ci sta. Però magari qualcosa di più, un pochino più utile. Questa mi può tornare utile, no? E poi Cressoni e Cressoni. Allora, caricamento. Un po' lento. È un po' lento il caricamento perché sapete Nick quanto è intelligente? Nick c'ha 600 giga di SSD libero. Dove ha installato Farming? Nell'HDD normale, quello lento. C'ho Farming installato nel disco quello lento. Invece di metterlo in quello veloce, mettiamolo in quello lento. Così i caricamenti sono lenti, no? Qual è il problema? Dovrei spostarlo. Potrei anche disinstallare il gioco e riscaricarlo. Tanto c'ho la 1000 mega. Ci metto 2 minuti a riscaricare il gioco. Neanche. Comunque. Allora, una bella laggata. Sì, dammela tutta. Madonna. Quanto pesa sto gioco? Oh, ci vuole il computer della NASA un altro po'. Allora, andiamo allo shopping e andiamo a ritirare la lametta. Ok. Allora, dunque, io qua devo risolvere un problema. Mi sono rotto le balline che vado sempre in giro con i cassoni piccoli quando c'ho un botto di camion. Dimmi la verità, dimmi che ci sta... cavolo, c'è. Cos'è sto platinum? Perché ho attivato il platinum? Avrei voluto di brutto un bel carrellone. Lo devo comprare. Perché questi tanto sono scarsi. 23.000.
5.000. Mi serve questo mi serve. Avanti, vai, ma famo sto debito, famo. E famo, tanto non è che c'ho tanto debito. Mi sono rotto le scatoline. Ogni volta vado in giro sempre con i carrellini piccolini. Allora, 59.000, meglio di questo. Oh, quello con i crampi, crampe. Compra, yes. Allora, mi serve un camion buono, uno che c'ha cavalli. Vabbè, due ne ho, questo andrà bene. Anzi, no, aspetta, questo mi torna utile un attimino se vado a vendere il liquame, perché ne ho una barca di liquame, sono pieno di liquame. Andiamo un attimino a venderlo, tutto quel liquame. Dobbiamo fare cibo per le vacche, perché sicuramente è quasi finito. Liquame ne abbiamo sempre troppo, anche per fertilizzare. Ma che per non fertilizza alle volte, non serve a niente. L'altro camion che è qua. Ok, questa botte per ora, buh, non lo so, la lascio qua. Allora, vai in farm. No, che farm? Shop. Abbiamo questo che è un altro bel mezzo. E eccola qua. No, dov'è? Allora, qual è il terreno 51, mi pare, no? Aspetta, aggressioni ancora non l'ho presa. Cressoni, sei qua dentro, no? Bello, 80.000, vabbè, tanto le altre mica costano poco. 80.000, 7,8 metri. Vabbè, sì, beh, effettivamente no, però è buona, perché tipo questa mica si chiude. Questa non si chiude, questa però mi pare che si chiude. Questa in teoria si chiude. Vabbè, ci abbiamo aggressione. Ah, c'era anche questa, non era male. Vabbè, noi abbiamo aggressione, pigliamo aggressione ora. A noleggio. Ci basta. Mi sono dimenticato che c'erano già altre lame interessanti. Però vabbè, oggi proviamo la aggressione. Che male ci fa. Cressoni per mais. Allora, vai. E tu vai a vendere, facciamo consegna. No. Ok. E mo ci abbiamo un carrello finalmente, come si deve. Allora, però comunque sia, secondo me è meglio. Ce l'avrò un trattore. Pigliamo questo perché quello è a noleggio, non mi va di utilizzarlo. Perché comunque è meglio averne due che fanno avanti e indietro col mais. Meglio avere comunque anche questo, che è bello capiente. Allora, diciamo pure che tra un po' magari sarà pronto il mais. Lì voglio dire l'insilato, sì. Allora, lui va sempre tutti sul terreno 51 dove abbiamo il mais. Allora, qui com'è la situazione? Vediamo. No, 92%, ancora non è pronto, ma tra un po' lo sarà. Allora, facciamo una cosa. Dunque, teoricamente dovrei avere questo qua che non fa un bel niente. Allora, intanto che tutti vanno in giro, io dovrei procurarmi il la razione mista, no? Devo dare da mangiare a sti poveri animali. Dobbiamo pur procurare un po' di cibo qua per sti animali. Allora, ci abbiamo. Ma che è? Eh?
Scusa, no, un momento. Ma non dovevano essere balle di paglia queste? Ah, sono mischiate, mo. Ho sbagliato. Che aspetto ho fatto qua? Ah, ma accetta più di un tipo. Ah, buono a saperlo. Mi pareva strano, stavo a dire, ma la paglia dov'è? Allora, vai. Intanto che tutti vanno in giro, almeno una razione mista me la devo fare. Ma di la verità, qui, di quanto mangiano, conviene avere il mega macchinario che ne fa tanta di razione mista, che è molto meglio. Che è così ogni volta. Aspetta, però a sto punto, guarda, le piglio da qua le balle, tanto. È uguale. Vediamo se riesco a pigliarle tutte e tre in contemporanea. Ok, beh, comunque lo sto a fare con la tastiera, quindi essere precisi nell'acceleratore non è facile. Io gioco con la tastiera, quindi riuscire ad accelerare senza strattonare le balle non è proprio facile. Cadi dentro, brava. A posto. Allora, abbiamo appena venduto il liquame. Questo è buono. Devo finire la razione mista. Ah, caspita, è vero, la paglia non è pronta. No, che sto a dire, la paglia l'avevo conservata, ma dove? Ah, sì, è vero, la paglia l'avevo conservata. La paglia l'ho conservata dove c'è lo scioglineve. Difatti stavo a dire, ma stavo a dire, voglio dire l'insilato, voglio dire. Voglio dire l'insilato l'avevo conservato un po'. Scioglineve, devo andare là. Ok. Ah, sei arrivato, buono a sapersi. Mi scusi signore, mi si levi davanti perché qua ce l'ho grosso, io non vorrei che lei si fa male. Allora, Cressoni, mi si apre la Cressoni, ma guarda quanta gente che mi guarda. Tutti ad ammirare la mia bestia. Sì, sì, mettetevi in fila. Oh, come funziona sta affare? Ah, ok, si sta ancora aprendo, ok. Ok. Piano piano, con calma, tanto non c'è nessuno che aspetta. Ok. Ovviamente ci devo mettere l'operaio. Genera percorso, dal punto d'inizio vai. Così un attimino sposto questo da qua. Allora, sta arrivando l'altro. Ci abbiamo tutte e due qua pronti in attesa che la trebbia è carica. Allora, dunque, tu puoi tornare in farm. Che hai scaricato il liquame, ma ce ne abbiamo ancora parecchio. Tu invece devi caricare l'insilato. E poi andiamo a dare ai suini. Animali, mucche. Ma c'abbiamo un altro pallet di uova qua. Abbiamo ancora un bel po' di insilato, questa è una buona cosa. A posto.
Ok, questo va, così diamo un po' di razione mista. Qua è meglio chiudere per ora. Ah, era già chiuso. Ah, ok. Qui tutto a posto. L'operaio si sta lentamente riempiendo. Già 10.000. Questo è meglio che lo parcheggio, per non lasciarlo qua. Già comunque questo qui è a noleggio, ci abbiamo già fatto tre ore, ci abbiamo già fatto un tre orette già di utilizzo. Allora aspetta che te parcheggio qua. Ci provo almeno. Ok, cominciamo ad andare dietro alla trebbia, va. Ormai si riempirà, si riempie tra poco. Ah, la trebbia sta girando. Ok, la trebbia lampeggia, ha bisogno di essere scaricata. Perfetto, sto arrivando. Ha aperto il tubo, speriamo che mi ci possa affiancare. Penso proprio di... Sì, beh, certo, se vado nel terreno del vicino, sì. No, se tu avanzi, mo pigli il palo. Aspetta, 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 deve chiudere, deve chiudere, deve chiudere, deve chiudere, deve chiudere l'albero. Albero azzurro. No, è qui, è impossibile. Ci sta l'albero. Ci stanno gli alberi. Perché non si parcheggia di lato per scaricarla, no? Non possiamo, il tubo sbatte. Ci stanno un mucchio di alberi. Amico caro, qua con tutti sti alberi è impossibile. Bravo, bravo, mettete da lato perché è impossibile. Per forza, non è possibile. È pieno di alberi. Se mi stava fermo magari. Oh, dove stai andando? Ci mancava poco che pigliavi quello di albero. Avanti, apri sto tubo. No, mi devo mettere meglio. Ok, puoi scaricare, zio. Allora, vediamo un po'. La lama Gressoni comunque ottima. Sta funzionando alla grande, bisogna proprio dirlo. La lama Gressoni funziona benissimo. Ok, 30%, quindi ancora può scaricare altre due volte senza problemi, almeno. Allora, vai di lama Gressoni. Ok, gli alberi non sono un problema fino a quando non deve scaricare. Allora ragazzi, però il tempo come sapete è già volato via. Direi che andiamo a concludere questo gameplay, che io naturalmente spero vi sia piaciuto. Andiamo un attimo a dare giusto da mangiare alle vacche, prima che me ne stavo per dimenticare. Era già acceso il motore. Allora, andiamo giusto a dare un po' di razione alle vacche. Quindi ci abbiamo altro insilato da parte che me ne ero dimenticato. Allora, scarichiamo. Perfetto. Quindi ragazzi, stavo a dire, spero vi sia piaciuto il gameplay. Mi raccomando, come sempre, commentate, scrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Ci si becca. Ciao alla prossima, ragazzi.